Buongiorno amici, buongiorno. Allora, amici miei, perché amici miei, abbiamo visto ieri che si è completato il pagamento della prima rata di Frattesi dal Sassuolo all'Inter con l'ennesima sconfitta dell'Inter col Sassuolo. È la seconda in questa stagione. Avevano perso all'andata, hanno perso al ritorno. Insomma, l'accordo tacito fra Carnevali e Marotta sull'acquisto di Frattesi è avvenuto. È avvenuto, si è completata la prima rata ieri con l'ennesima sconfitta dell'Inter da parte del Sassuolo. Sassuolo, squadra che svolazza tra le parti bassissime della classifica e rischia seriamente la Serie B. Io auguro al Sassuolo di andare in Serie B, ma non per i tifosi del Sassuolo, né tantomeno per la squadra, quanto per Carnevali, che è essere indecente. Che è essere indecente. Dico questo perché volevo ricordare ai nostri cari amici interisti che quando la Juve vinceva i 9 campionati di fila e vinceva gli scudetti non con 3-4 giornate, ma addirittura prima, con 5-6 giornate al termine del campionato, 6-7, non mi ricordo quant'erano. Comunque, i campionati della Juve, diciamo che a Natale già erano finiti. Vabbè, mi ricordo dei discorsetti del tipo quando si giocava con le piccole, lo Scansuolo e questo, quegli altri vi hanno regalato i punti, e questi qua e questi là, avete gli accordi, gli avete regalato i punti perché poi dovete pagare il giocatore. Mi ricordo questa specie di discorsi. Ecco, ora che tocca farli a voi, perché voi lo fate anche in maniera molto più spudorata, avendo regalato al Sassuolo quest'anno, squadra indecente, 6 punti. Ecco, adesso si fanno su di voi e di botto vi scandalizzate. Perché vi scandalizzate? Vi chiedo, perché adesso vi scandalizzate? Allora, si può dire peste e corna su chiunque appena si tocca il vostro smoking bianco, che per me è macchiato di merda, è marrone il vostro smoking. Allora subito ci si indigna. E no, non si fa così. Non si fa così. Capisco che neuroni in giro per il tifo nerazzurro ce ne siano pochi, molto pochi, e che l'intelligenza, il nostro buon signore, per chi ci crede, quando vedeva i colori nerazzurri dal cielo non ne buttava. Perciò voi non siete stati, non avete avuto dono dell'intelletto, ahi noi, ma questo è risaputo da tutte le tifoserie d'Italia. Ecco, adesso vorrei capire perché adesso vi indignate. Datemi una risposta, perché adesso bisognerebbe indignarsi su questa cosa. Bah, non si capisce perché. Detto questo, vorrei sottolineare l'ennesima disparità di trattamento da parte soprattutto della Gazzetta, di cui ne abbiamo parlato ieri, ampiamente nel video di ieri, che vi invito ad andare a vedere, che mi ricordo ai tempi della Juve vincente faceva i titoloni del tipo: così si falsa la lotta per la retrocessione. Io me li ricordo questi titoli, io le segno le cose. Chissà perché improvvisamente oggi, anzi ieri e stamattina, ieri perde l'Inter col Sassuolo regalando i 6 punti di accordo fra Marotta e Carnevali per l'acquisto di Frattesi. Stamattina, stranamente, la Gazzetta dello Sport fa un titolo sul ciclismo. Bisognerebbe fargli un applauso a queste merdacce. E fa un trafilettino sull'1-0 del Sassuolo, con questi Interi oramai in vacanza. È tutto bello, è tutto finito, è tutto molto carina la situazione della Gazzetta. Nessuno ovviamente sottolinea la cosa, senza che ve lo dico, neanche il Corriere, né tantomeno Tutto Sport. Vabbè, ma no, oramai siamo gli ultimi baluardi a sottolineare queste cose. Siamo noi tifosi della Juventus che andiamo a spulciare nei meandri delle fogne interiste e delle fogne della FIGC. E questo è perciò l'ennesimo esempio di disparità di trattamento fra una squadra e l'altra. Io
è l'ennesimo esempio di come sia protetta da, da tutti, in primis da, dal mondo della stampa. Sono, è un mondo di mentecatti, oramai l'abbiamo capito tutti. È l'ennesimo esempio di come ci siano disparità di trattamento. Ultima notizia di cui parlare, è una notizia che viene dal governo. Si vuole istituire un organo che costerà ai club 2,5 milioni all'anno, che deve controllare i bilanci delle società per l'iscrizione ai campionati. Molto strano che questo accada, in un momento in cui la Covisoc, anche grazie all'esposto dei tifosi juventini, iniziava a porre qualche perplessità sull'iscrizione al campionato dell'Inter. Molto strano che da organi governativi, anzi dal governo, che sappiamo tutti avere numerosi filo interisti tra le proprie fila, non voglio fare nomi e cognomi, molto strano che immediatamente dobbiamo assistere a questo cambio di guardia tra Covisoc e quest'organo che dovrà vigilare sull'iscrizione dei, delle squadre ai campionati in base al bilancio, e si dice che questo organo sarà comandato da tre persone. Vi garantisco che fra queste tre persone sicuro qualche juventino non c'è. Ecco, diciamola così, mettiamola da questo punto di vista. Vi garantisco che fra queste tre persone sicuramente juventini non ce ne sono. Io dico sicuro qualche napoletano, interisti probabilmente. Essendo tre, un napoletano, più della metà di interisti, fate un po' il calcolo. Penso che sia poi quella la chiusura del cerchio. E come vedete, anche qui siamo davanti all'ennesima pezza a colore, come si suol dire, per far poi bypassare qualsiasi tipo di situazione anche ai bilanci disastrati dell'Inter, che sappiamo benissimo, è inutile raccontare la situazione sia patrimoniale sia a livello di bilanci dell'Inter, perché è risaputa anche dalle pietre, ma evidentemente Gravina e Company, che in questi giorni hanno un grande affare per mantenere la poltroncina anche in minoranza, per non far cadere poi tutta questa bella marotta league. Vabbè, comunque, al di là di questo, dicevo, staremo a vedere quest'organo governativo, a chi andrà in quel posto l'organo governativo. Io una mezza idea ce l'ho, però non la esprimiamo. Aspettiamo. Questa sera andrà di scena Roma-Juventus, giochiamo a Roma. È una partita fondamentale per la classifica, perché o ci qualifichiamo in Champions oppure avremo dietro al sederino una schiera di squadre a 2-3 punti che poi solo Gesù ci deve benedire per riuscire a passare in Champions, perché poi ci troveremo la Roma a 3, il Bologna sta sempre lì, potrebbe risalire l'Atalanta. Diciamo che una sconfitta stasera ci taglierebbe un po' le gambe e l'apprensione salirebbe a 360 gradi. Ma, ripeto, se arrivasse una sconfitta stasera, il problema non è stasera, ma il problema è il girone di ritorno, come sempre abbiamo detto, che è stato un girone di ritorno affrontato con una media punti da retrocessione. E pensare che c'è ancora gente che difende Massimiliano Allegri. Ragazzi, con questo è tutto. Mi raccomando, iscrizione al canale, like, condivisione se potete, vedo che condividete anche su TikTok, vedo che condividete su altri social e mi fa piacere. Vedo anche molti commenti degli interisti a cui brucio il culo, perché qui si dicono delle verità discutibili nei loro confronti, e vedo tanti bruciori di culo, e questo fa piacere, significa che
si colpisce nel segno, e quando si colpiscono le merde nel segno è sempre un piacere. Dicevo, ci vediamo stasera in live da me sul canale Hattrick Boss su YouTube per la live reaction di Roma Juventus, in compagnia sempre di Drugo, di Alessia, di Mimmo e altri ospiti. Fino alla fine Forza Juve, e stasera inizio diretta ore 20:15. Un saluto ragazzi, fino alla fine Forza Juve.